Eccoci insieme, ieri sera Bari Pescara 1-1, Enzo, a te l'analisi della partita, una partita davvero incredibile per ciò che è accaduto in campo. Allora, um, ci sono vari aspetti di questa partita, dal punto di vista dell'impegno, della reazione e anche dalla capacità comunque di giocare al calcio, nonostante una difesa completamente schierata, anzi una squadra completamente schierata in difesa come il Pescara, devo dire che Bari ha offerto una buona eh, prestazione. Però, mh, se valutiamo la prestazione del Bari, non possiamo prescindere anche dalla pochezza del Pescara. Cioè, Pescara eh, è arrivato a Bari eh, barcollante, aveva preso 5 gol contro il Carp in casa, veniva da una vigilia difficilissima, eh, con la squadra in ritiro punitivo, con i tifosi che avevano protestato e, e non poco, con Baroni che sembrava, come dire, sull'oro dell'esonero. Tant'è che lo stesso Baroni ha escluso 5-6 titolari della gara contro i Carpi per dare spazio, credo anche a un ragazzo del 96 che praticamente debuttava da titolare nel Pescara e a una serie di panchinari che evidentemente gli garantivano più determinazione e più grinta. Quindi diciamo nell'analisi della prestazione del Bari non si può prescindere anche dal fatto che avevamo di fronte un'avversaria modesta è in grandissima difficoltà. Ripeto, un pugile che non si era ancora ripreso dopo il capo contro il Carpi, è presente il pugile barcollante al quale devi assestare subito due eh sì, colpi e far andare di nuovo o. a terra. Il Bari invece per mezz'ora ha giochicchiato, complice anche comunque uno schieramento, un assetto completamente nuovo, però guarda caso questo, se vogliamo, questo è un aggravante, ha saputo reagire dopo aver preso a sua volta il pugno. Perché dopo la mezz'ora, dopo il gol Abbiamo avuto occasione Quello gol, che è un po' il limite del Bari la... che comunque va sempre Il Bari in deve in capire che per... Bari... allora, se noi valutassimo uh, la prestazione della squadra di metà classifica che deve lottare per non retrocedere diremmo grande prestazione. Ma siccome il Bari in questo campionato si è iscritto per vincerlo o per essere comunque grande protagonista, non si può parlare di una grande prestazione. Si deve parlare di una prestazione... Che deve far riflettere perché non puoi aspettare di prendere quel gol. E sul gol c'è molto da discutere: perché non può bastare una verticalizzazione per far andare in tilt la difesa del Bari, in particolare Rossini, che goffamente per me il rigore c'era, eh, mette giù eh, Melchiori, ce n'era uno anche per il Bari, sì, quello su Caputo, però il rigore concesso al Pescara c'era. Una grande squadra, una squadra che ha ambizioni, non può partire sempre da meno uno, come accade al, al Bari. Deve eh, subito assestare un colpo e poi gestire la partita. Il Pescara di ieri mi è sembrato un avversario estremamente modesto in difficoltà. Primo ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Ciao. Buon pomeriggio, Mimo Bianco là da Bari. Ciao Salve. Mimo. Un saluto a te e a Enzo. Ciao. Enzo, io vorrei dire... Sono dispiaciuto... Amareggiato e anche per il fatto di Class Ingerson, che io lo conoscevo, andavo a vedere tutti i pomeriggi allenamenti e quindi sono molto addolorato. Una, una grande perdita un per classi. Un giocatore che resterà per sé, io spero che davvero si faccia qualcosa Bra, un per Un gigante buono per sì, me era. Sì, sì. Enzo, un'altra cosa riguardo la partita di ieri, però fammi finire il discorso perché vorrei dire due cose. Una, non si può... Pre... Io sono d'accordo con te, le, parco... le parole che hai detto poc'anzi... Sono sante perché non si... ieri la squadra del Pescara era a 4 undicesimi dei titolari. Il centrocampista, numero 24, di quello di colore, aveva appena 17 anni compiuti: era la primavera, uh -huh. e era il gigante del centrocampo di Pescara. Non si può perdere per me il pareggio, è come una, è una sconfitta. Sono molto arrabbiato, anche perché si perdono gol assurdi. Rigore ci può stare perché tu non puoi mettere la mano sopra l'attaccante. Quindi ci può essere, anche se c'è rigore su Caputo, mm -hmm. però tu che sei una grande squadra e vuoi andare in Serie A. Non ti puoi permettere questi passi falsi, perché quella è una squadra... Mimmo. Grazie, oh, Mimmo, grazie, grazie, grazie Mimmo, grazie Mimo, grazie per il tuo per per il tuo per il intervento. Possiamo dire però che rispetto a Varese si è visto un bari diverso nella testa, eh no, nella infatti, voglia, nella, è nella è determinazione. Una che comunque lascia anche delle note positive. Sì, sì, sì. La reazione della squadra è stata veemente, è stata forte. Mi è piaciuto anche dopo l'1-1 la ricerca eh, quasi ossessiva di fare il gol del, del 2-1. No, ci sono stati molti elementi buoni. Però ehm, non siamo ancora la grande squadra che è nei sogni dei, dei tifosi. Siamo una squadra che alterna cose buone e cose meno buone. A mio avviso, non si può regalare sempre l'inizio della gara agli avversari. A Varese era accaduta la stessa cosa. Eh, non puoi aspettare la mezz'ora per cominciare a giocare. Cioè, si dirà che la 7 era nuova, ma perché subito dopo il gol del Pescara cominci a giocare? A reagire. Comincia ad avere occasioni da gol mentre nella prima mezz'ora abbiamo visto anche la sintesi. Sì, sì, poi è successo un pochino. Sì, complice anche, magari, l'atteggiamento del Pescara. Comunque, praticamente sì, difensivo guarda, Però si guarda, Cristiano, anche se il Pescara era pare. schierato, si poteva smontare. Il Pescara non, non è stato un problema quello perché dopo la mezz'ora il Pescara era ancora più arroccato in difesa. Eppure le abbiamo presi a pallate, cioè, Pali, anche uh, Aldegani, gol che fatto Sbagliati. Aldegani, peraltro, me ho dimenticato. Aldegani era il secondo portiere del Bari nel 2006. Ti eh sì, giuro. Non ha lasciato traccia, infatti io mi chiedevo, ma sto al mi ricorda qualcosa. Era portiere del Bari. Prendiamo un'altra telefonata, poi ascolteremo anche le parole di Gianluca Paparestenzo, perché poi ha parlato soprattutto anche sì. della conduzione del direttore di gara. Pronto? Sì, sono Francesco Davitritto. Ciao. Ciao Francesco. Ciao Francesco. 30 secondi, solo per analizzare una cosa che non trovo su nessun giornale e mi auguro che voi ne possiate discutere nella vostra trasmissione. Una critica, anche se ieri i ragazzi hanno giocato bene, una critica all'allenatore Mangia sul discorso dei cambi, perché ieri eh, ha fatto un solo cambio con De Luca per Boschi, mentre aveva ancora due cambi, a un certo punto ne cito soltanto tre. Defendi, Donati e Galano erano stanchi e in panchina avevamo Filippini, Minala, Stojan le partite le altre squadre le giocano in 14 ieri a un certo punto anche dopo appena fatto il gol era importante far entrare almeno due persone o una persona per dare dei cambi ai ragazzi perché alla fine ieri hanno dato tutto per 60 minuti diciamo dalla mezz'ora in poi Dopodiché, scaduti, 30 secondi, scaduti eh sì. 30 secondi, andate con riflessioni okay. brevi. Per grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, la mossa di Luca l'ha seccata perché comunque ha fatto gol. Poi, magari, non si fida ancora di alcuni giocatori. È Filippini, è magari bah, lo stesso. Guarda, il, in questo momento. il teorema del paio per ogni ruolo è stato smontato tranquillamente ieri. Sì, sì. Perché, per far mettere una squadra eh, competitiva all'altezza delle, delle sue idee. Ha, cosa ha fatto eh, Mangia? Ha addirittura cambiato, cambiato le posizioni Sì, ha sì, sì, giocare no, dovuto giocare con due centrali di centrocampo vicini cioè Peraltro diventa donati. un mistero Stojan, perché non è, non è entrato in campo è neanche vero. un minuto ieri È Un vero mistero, Nonostante, Stojan doveva essere uno dei gioielli di questo, di questo Bari e continua a non giocare Ieri io lo immaginavo in campo almeno a partita in corso, invece non è mai entrato Nonostante ci sia un Volski che ancora non, non sta lasciando tracce in, in campo quindi, Infatti, non lo so. eh, boh, non lo so. poi Minala, zero Filippini, che dovrebbe essere il sostituto naturale di, di Calderoni, zero. Cioè, allora a questo punto la teoria del doppio uomo per ogni, per ogni maglia eh, viene un po' meno. Eh sì. Ascoltiamo allora le parole del presidente Gianluca Paparesta. C'è amarezza per il risultato, ma c'è soddisfazione per aver visto una squadra che dal primo all'ultimo istante, nonostante si sia giocato in solo una metà campo, nonostante ci sia stata una sola squadra in campo, ha dato il massimo e devo dire. Il pareggio veramente è una beffa, però come si era messa la partita forse poteva essere ancora peggio. Quindi soddisfatto soprattutto di aver ritrovato una squadra che ha lottato da prima all'ultimo istante. Quello che non era venuto a Varese invece è venuto oggi. Sono convinto che questi tre giorni da Varese ad oggi siano serviti alla squadra per capire tante cose. Io vedo una partita dove eh, si gioca... Tempo effettivo minimo, visto che ci sono sempre giocatori che per terra, io so, e voi correggetemi se sbaglio, che nel momento in cui c'è un infortunio entra la barella. Qui invece entravano i soccorritori, salvano minuti e minuti e si è recuperato molto meno di quanto si doveva recuperare. Ho visto un giocatore che si buttava a terra per crampi, poi si rialzavano immediatamente dopo. Ho visto soprattutto, ripeto, un rigore che a mio giudizio... A parte che non l'ha dato l'arbitro, l'ha dato l'assistente, ma io invito anche a vedere come il giocatore se lo procura e come si tira la maglia di Rossini che poi frana addosso al giocatore, però questo è un fallo eh, dell'attaccante. Ma soprattutto ho visto un rigore solare ai danni di Caputo e invece concesso un vantaggio che non, non credo che esista. Ma ripeto, non è per gli arbitri, però adesso eh, la società, la squadra... Mi chiede anche di... Vicepresidente, basta con questi episodi e io eh, racco, non posso che raccogliere il loro, il loro rammarico, ma oggi ho visto una squadra che... una bella squadra, una grande squadra che farà molto bene, ve lo garantisco.